Lo scorso 16 gennaio Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, dopo il quale, come annunciato da Kensington Palace, ci sarebbero volute ben 12 settimane per una guarigione completa. Nei giorni successivi all'operazione, però, le poche informazioni fornite dalla Royal Family sul suo stato di salute hanno alimentato dubbi e preoccupazioni sul conto della principessa, tanto che sono state elaborate diverse teorie su questa assenza prolungata. L'intervento a cui sarebbe stata sottoposta Kate Middleton è una ileostomia, ovvero una procedura chirurgica con la quale la parte finale dell'intestino tenue, per l'appunto l'ileo, viene condotta ad un'apertura che si pratica sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci in un sacchetto esterno. Il motivo per cui solitamente si esegue un intervento di questo tipo risiede in un malfunzionamento del colon che, a causa di una malattia o altri problemi di salute, non riesce a smaltire correttamente i rifiuti digestivi. Quindi l'ileostomia può seguire all'asportazione di un tumore, polipi intestinali a seguito di ulcere o occlusioni intestinali. Da Palazzo Reale però non sono mai state date informazioni precise o conferme, se non una comunicazione inerente al fatto che, come anticipato dal Daily Mail, a pochi giorni dall'operazione, Kate sarebbe stata lontana dai suoi impegni almeno fino a Pasqua. Intanto, subito dopo l'operazione, sono emerse alcune indiscrezioni circa lo stato di salute di Kate, dal momento che non emergono notizie chiare sul suo conto. A lanciare la prima indiscrezione è stata la giornalista Concha Gallea durante una trasmissione televisiva, affermando che la principessa fosse andata in coma dopo l'intervento, voci che però sono state prontamente smentite da Kensington Palace. Nel frattempo il mistero attorno alla principessa si infittisce quando anche la sua assistente dichiara: in pochi sanno davvero cosa sta succedendo. Passano infatti i giorni e non arriva nessuna comunicazione ufficiale, sebbene fosse stato anticipato da Palazzo che William avrebbe riavuto accanto sua moglie durante un evento pubblico solo a Pasqua. Intanto proliferano rumor sul suo effettivo stato di salute. Secondo alcuni esperti sarebbe da escludere un cancro, ma è chiaro che la Royal Family sta cercando di non far emergere alcune notizie. Dopo le dimissioni della principessa, però, si era parlato di una buona ripresa, nonostante il riposo assoluto già annunciato dai referenti di palazzo, che però non le avrebbe impedito di incontrare Re Carlo a Sandringham.